Buonasera a tutti, sono Ferdinando Gottardi, Edicom Eventi, sono il direttore della rivista Legno Architettura. Vi do il benvenuto a questo webinar dedicato alle connessioni. In particolare ci occupiamo delle connessioni dedicate al mondo del legno, quindi alle connessioni legno-legno e a quelle legno-calcestruzzo. Sharing Experience è il titolo di questo, risulta nel titolo di questo webinar proprio perché vogliamo condividere l'esperienza dei relatori, ma anche vostra se volete intervenire, in maniera da approfondire al meglio un tema che è rilevante nel mondo delle costruzioni, soprattutto legno, ovviamente, come quelle di questa sera. Perché, soprattutto nelle costruzioni in legno, sappiamo che gli elementi strutturali sono un assemblaggio di varie parti e quindi l'unione fra i vari elementi e le connessioni giocano un ruolo molto importante. Importante sia in fase di progettazione che ovviamente di realizzazione e di messa in opera in fase di cantiere. Approfondiremo i diversi aspetti, quindi quali sono i tipi di fissaggio, le differenze fra i diversi elementi di fissaggio, e vedremo le problematiche di cantiere e alcuni prodotti che verranno proposti questa sera da FriulSider, che è l'azienda con la quale abbiamo organizzato e collaborato per mettere a punto questo webinar. Per la verità, con FriulSider abbiamo organizzato una serie di webinar quest'anno dedicati proprio al tema delle connessioni. Abbiamo visto che l'interesse è sempre stato piuttosto alto. Vedete già collegati i relatori, quelli che saranno gli esperti di oggi, a partire, diciamo, in ordine di apparizione dall'ingegner Damiano Zennaro, che è un ingegnere tecnologo del legno, docente di costruzioni e tecnica delle costruzioni, oltre che un libero professionista con una pluridecennale esperienza proprio nel mondo del legno. Sarà lui a farci un quadro di quelli che sono i fissaggi, i sistemi di fissaggio e le problematiche di cantiere. Avremo poi un intervento di Claudio Tessaro, un tecnico e product manager di FriulSider. FriulSider è un'azienda specializzata in sistemi di fissaggio, per chi non la conoscesse, che sarà poi coadiuvato anche dall'ingegner Daniele Pace, per rispondere poi alle domande al termine delle due interventi. Lasceremo infatti ampio spazio poi, dopo i due interventi iniziali, alle vostre domande e questa sera abbiamo anche la possibilità, eventualmente, se lo vorrete, di farvi intervenire direttamente a voce. Potrò aprire il microfono in maniera da eventualmente riuscire a interagire meglio con i nostri relatori. Chi volesse al termine delle relazioni prendere la parola, lo segnali nel pannello chat domande scrivendo che vuole intervenire a voce, magari illustri il tema della domanda che vorrebbe fare, così vediamo di organizzarle magari per argomenti in maniera coerente. Io vi ricordo ovviamente che potrete fare domande anche scrivendo nel pannello domande chat, che trovate nel pannello di controllo di GoToWebinar, l'applicazione che stiamo utilizzando questa sera e per tutti un po' i nostri webinar. E vi ricordo anche che dopo il webinar vi invieremo una mail con il link per fare il download delle presentazioni che vedrete proiettate. Così potrete ritornare sugli argomenti e approfondire ulteriormente. Direi a questo punto di entrare subito nel vivo e lascio a questo punto la parola all'ingegner Damiano Zennaro, al quale cedo immediatamente anche lo schermo, così da vedere le slide della presentazione iniziale, ma come dicevo lasceremo poi spazio anche alle domande. Ecco, vediamo subito la prima slide e quindi chiedo all'ingegnere Damiano Zennaro di iniziare proprio a entrare nel vivo. Buonasera a tutti, iniziamo questo breve incontro. E questo incontro, diciamo, sarà focalizzato su cosa non fare per non sbagliare. Non sarà un incontro tanto utilizzate questo, utilizzate quello, ma state attenti, se fate questo, quali sono i problemi, quali sono le criticità. Collegamenti legno-legno e legno-calcestruzzo. Allora, la normativa di riferimento. Diciamo che la normativa di riferimento sono le NTC del 2018. Le NTC 2018 impongono a progettista, direttori di lavori, eccetera, alcuni compiti importantissimi. Per
Intanto tutti i materiali, cioè i prodotti a base di legno, eccetera, devono essere qualificati secondo quanto prescritto al paragrafo 11 dell'NTC. La produzione, la lavorazione, la fornitura e l'utilizzazione dei prodotti a base di legno dovranno avvenire in applicazione di un sistema che ne assicuri la qualità, la rintracciabilità e copra tutta la catena della distribuzione dal momento della classificazione fino al momento della posa in opera. Noi progettisti siamo sempre stati abituati a progettare con acciaio e calcestruzzo. Diciamo che quando si va a progettare con legno cambiano molte cose, anche perché il legno è un materiale del tutto particolare. È un materiale che, diciamo, non ha delle caratteristiche costanti. È un materiale che presenta dei problemi, cioè, dovuti proprio alla sua tipologia di materiale. Cosa deve fare il progettista? Prima cosa, il progettista sarà tenuto a indicare nel progetto le caratteristiche sia del materiale legno che della ferramenta, secondo quanto prescritto nell'ETC. Cosa che molto spesso non era, diciamo così, evidente quando noi progettavamo con calcestruzzo. E per esempio procedevamo con l'acciaio. Parlare di nel legno è normale parlare di classe di esposizione, cioè di resistenza nel tempo e della sua, diciamo, perché è un materiale biodegradabile, quindi è un materiale che ne risente molto diciamo, delle condizioni atmosferiche, eccetera, dove lui è posto. Cosa dovrà fare il direttore dei lavori? Il direttore di lavori dovrà effettuare dei controlli di accettazione per i materiali quando arrivano in cantiere, sia sui materiali sia sulla ferramenta, cioè sui collegamenti, ed eventualmente potrà chiedere anche delle prove. Quando si progetta con il legno, bisogna stare molto molto attenti perché è un materiale che ha delle caratteristiche che variano nel tempo, variano in funzione dell'umidità, in funzione se il legno è all'interno o esposto a fattori climatologici e in relazione alle condizioni ambientali. Quindi, quando io vado a fare una progettazione di una struttura in legno, la sua progettazione deve essere condotta con riferimento a un comportamento elastico lineare intanto del materiale, cioè considero il materiale elastico. I collegamenti utilizzati nelle strutture lignee, e quali rigidezza flessionale è trascurabile, poi possono essere schematizzati da un punto di vista cinematico come cerniere. Molto spesso ho visto che alcuni collegamenti vengono considerati incastri o semi-incastri. Dobbiamo pensare che il legno nel tempo varia le sue caratteristiche, quindi vedremo in seguito come che ho pensato che un collegamento fosse un incastro, in realtà nel tempo si trasformerà in una cerniera. Poi, importantissimo nel legno è individuare eventuali disassamenti o possibili eccentricità, perché queste possono sconvolgere il mio comportamento. Cosa importantissima che avevo già prima anticipato, che tutte le analisi dovranno tener conto dell'evoluzione del tempo delle caratteristiche del legno, con riferimento non solo alle condizioni iniziali, ma anche al loro sviluppo fino alle condizioni a lungo termine. Mentre quando io progetto con acciaio o calcestruzzo, le deformazioni che ho a tempo zero saranno anche molto probabilmente a tempo infinito. Ecco, qualcosa cambierà con il calcestruzzo, ma l'acciaio, per esempio, condizioni a tempo zero, a tempo infinito, sono le stesse le deformazioni. Nel legno le cose cambiano e di molto, perché avrò una deformazione iniziale e poi avrò una deformazione differita. E questa deformazione differita può variare da un 50-60% fino anche al 200%, a seconda di dove è esposta la mia struttura. I collegamenti tra gli elementi strutturali devono essere progettati in numero, posizione, resistenza e rigidezza, tali da garantire la trasmissione delle sollecitazioni di progetto, considerato tutto in coerenza ai criteri adottati nello svolgimento dell'analisi strutturale. Questo è quanto dicono le NTC.
Perché devo stare attento? Perché nell'utilizzo il legno è un materiale il cui comportamento è un comportamento fragile. Diventa un comportamento, cambia e diventa non più un comportamento fragile per mezzo delle unioni fatte con, diciamo, connettori, viti, chiodi, cioè per mezzo di elementi in acciaio. Nel calcolo della capacità portante del collegamento realizzati con mezzi di unione tipo a gambo cilindrico, di quelli che vedremo oggi, quindi bulloni, barre, viti, eccetera, si dovrà tener conto sia della tipologia e della portata di ogni singolo mezzo di unione, però anche delle quantità di sezioni resistenti e del loro numero e nella loro posizione. Vedremo come un numero uguale di viti messi in un modo o posizionati in un altro modo possono ridurre di molto la loro portata. Altra cosa sono i giunti a dita incollati, cioè i giunti che posso realizzare per mezzo di resine, eccetera. Stiamo attenti che questi non possono essere utilizzati in classe di servizio 3. Quando si progetta il legno abbiamo dobbiamo tener conto della classe di esposizione e della classe di rischio biologico. Cosa per esempio che non troviamo quando noi progettiamo con acciaio o progettiamo con il cemento armato. La progettazione delle strutture in legno è sempre fatta, è una progettazione che si fa a deformazione, mentre anche con l'acciaio, diciamo, in parte facciamo una progettazione a deformazione, cosa che non facciamo con il cemento armato. Questa deformazione, ripeto, dobbiamo tener conto sia della deformazione a tempo zero, sia della deformazione a tempo infinito, cioè il fluage. I collegamenti di carpenteria sono quelli tipici tradizionali che sono stati utilizzati nel tempo anche nelle costruzioni storiche. E nelle strutture in legno, diciamo, i collegamenti, diciamo, più frequenti che troviamo sono con tasche o a coda di rondine. Ecco, questi collegamenti dobbiamo stare molto attenti perché a causa delle caratteristiche del legno e una delle sue caratteristiche è il comportamento igroscopico. Cioè il legno a contatto con l'umidità si ingrossa, poi se questa umidità decresce, il legno tende ad asciugarsi, quindi si ritira. Ecco, bisogna stare molto attento e avere un'elevata precisione negli accoppiamenti degli elementi. Quindi resistenza e deformabilità dei collegamenti devono essere attentamente valutati in fase di progetto. Altra cosa, dobbiamo stare molto attenti a una riduzione delle sezioni quando il legno, i pezzi vengono intagliati. Capita molto spesso di vedere una trave di colmo nella quale vengono praticate delle tasche e viene verificata la sezione intera, cioè non viene verificata la sezione AT dovuta alla riduzione della sezione o per le tasche o per le code di rondine. Ecco, fate molta attenzione quando si fanno le code di rondine, perché queste portano a una diminuzione abbastanza forte della sezione. Cioè una coda di rondine è una riduzione della sezione da 3 centimetri a 3 centimetri e mezzo. Ecco, vediamo qui dei collegamenti a coda di rondine e un collegamento a tasca. Molta attenzione nella progettazione con i collegamenti a coda di rondine, perché dobbiamo avere una precisione totale nelle pendenze, cioè nella realizzazione dei timpani, eccetera. Non possiamo permetterci di sbagliare neanche di mezzo grado, cioè mezzo grado è un errore abbastanza grosso. Altra cosa importante che molti spesso non considerano o considerano che la coda di rondine sia una connessione, cioè la coda di rondine e la tasca servono solo per assemblare la struttura. Alla coda di rondine stiamo molto molto attenti a dare una funzione portante. Le funzioni, cioè, di collegamenti devono essere realizzate tramite viti. Ecco, che sarà uno degli argomenti che trattiamo questa sera. Le viti. Stiamo molto molto attenti alle viti. L'uso di avvitatori ad impulsi, diciamo,
da un momento di serraggio abbastanza forte quando arrivo alla fine del posizionamento della mia vite. Quindi ho un grosso colpo nell'avvitamento. Questo può provocare molte volte proprio la rottura, vedete queste tre viti? Cioè la rottura della vite nella parte filettata dalla parte liscia del gambo. Quindi, quando facciamo un fissaggio, esempio, trave di colmo con falsi puntoni, non mettiamo una sola vite, mettiamo minimo due viti, perché quella vite, al momento in cui è stata fissata, potrebbe essere che la vite si è rotta nel punto, ecco, e noi non ci accorgiamo di questo, perché l'ultimo colpo che viene dato dall'avvitatore, noi non siamo in grado di vedere che poi girerà. Potremmo accorgersi di questo solo una volta che noi, per un motivo qualunque, dobbiamo smontare quella trave, ci accorgiamo che la vite gira a vuoto. Quindi vuol dire che questa vite si è rotta proprio nella connessione parte filettata, parte liscia. Queste sono alcuni tipi di lavorazioni. Ecco, e ormai l'intervento delle macchine a controllo numerico, siamo tornati a fare alcune lavorazioni che erano impossibili di fare a mano. Quindi questi tipi di lavorazioni che vedete ormai con le macchine a controllo numerico sono lavorazioni che ci aiutano moltissimo nell'assemblaggio delle nostre strutture in legno. Qui vedete, questo è il, diciamo, questa è una unione a tenone mortaia con non a tutto spessore. Vedete come potrei considerarla quasi un incastro. Però con il tempo, dovuto alle prestazioni reologiche del materiale, cioè al contatto dell'umidità, alla sua esposizione, eventuali attacchi di insetti, xilofagi, eccetera, questo si trasforma in una cerniera. Quindi da una tipo di vincolo iniziale che potrebbe essere considerato anche un incastro, perché tutti questi vincoli inizialmente potrebbero essere considerati un incastro, con il tempo io devo considerare tutte cerniere. Perché? Perché questo è il loro reale comportamento nel tempo, ed sia per il cambiamento, diciamo, delle prestazioni del legno, e sia anche per le imprecisioni che io ho in fase lavorativa. Gli elaborati grafici. Certamente chi va a progettare una struttura in legno deve progettarla con, diciamo, un'accuratezza che non è richiesta, per esempio, dalle strutture in cemento armato, in parte richiesta nelle strutture in acciaio. Cioè, già quando io vado a progettare, devo indicare che tipo di legno utilizzerò. Molto spesso si trovano nei progetti travi in legno. Quando ho detto travi in legno, non ho detto niente, perché potrebbe nel nostro caso avere del legno massiccio, del legno lamellare. Se è del legno massiccio, cosa sono? Travi uso Trieste, travi uso Fiume, sono travi spigolato. Quindi bisogna essere molto molto precisi. Oltre a questo, bisogna indicare anche la classe di resistenza, cioè io devo indicare quale tipo di legno voglio utilizzare nelle mie strutture. Anche qui dobbiamo stare molto attenti, perché nella normativa, per esempio, se noi stiamo parlando di legno massiccio, troveremo C16, C20, C24, C28, eccetera. Però in commercio non esistono tutte queste classi di resistenza. Potrò trovare solo del C16 o del C24 o del C30. Ecco, stiamo attenti anche in questo caso se utilizziamo classi. Un C24 normalmente lo troviamo in commercio. È molto più difficile trovare un C30. Dovete pensare un attimo che se io taglio 10 metri cubi di tondame, di C30, se sono bravo, riesco a ricavarne un metro cubo, 0,800, un 10, un 8, 10%. Quindi io non posso, per esempio, per una struttura che io indico io le dimensioni, cosa taglio? 10 travi per poi poterne utilizzare uno. Ecco, stiamo molto molto attenti. Informiamoci per bene le dimensioni che sono, diciamo, commerciali. Per le strutture in legno devo indicare in progetto tutti i profili, i particolari dei collegamenti completi di forma, spessore delle piastre, il numero e la posizione di chiodi, viti, bulloni, spinotti, la loro posizione, la loro lunghezza. Questo
resta escluso solo la compilazione di disegni, lavorazioni e delle distinte dei pezzi che sarà cura del fornitore. Ricordatevi, su ogni elaborato grafico vanno indicati la classe, le caratteristiche del legno, le caratteristiche della carpenteria metallica del fissaggio e tutti gli altri prodotti da impiegarsi. Quindi classe di esposizione e classe di rischio biologico vanno indicati, perché questi intanto mi indicheranno anche, in base alle norme UNI e N, mi indicheranno che tipo di essenza legnosa dovrò utilizzare, ma mi dovranno anche indicare qual è il trattamento per avere la durabilità. La NTC 2018 ha notato ampio spazio alla durabilità della mia struttura. Vediamo un attimo le cause di contestazione. Questa è un'indagine che ho eseguito durante i corsi su circa 1700 studi tecnici, non sono pochi. E guardate un attimo che tra tutte le cause, variazioni dimensionali, cioè dovute al legno, alla sua tipologia di materiale che ha contatto con l'umidità, si deforma, e poi la presenza di nodi, cioè difetti del legno, la presenza di fessure, la presenza di cipollature, eccetera. Attacchi di funghi, insetti xilofagi. Vedete che i funghi la fanno da padroni rispetto agli insetti xilofagi. Insetti xilofagi che attaccano normalmente sono le piante resinose, abete, larce, quelle che utilizziamo noi nelle costruzioni. Gli insetti xilofagi è il capricorno. L'incendio, vedete che è molto, molto basso, perché il legno materiale che prende fuoco ma resiste molto bene al fuoco, e anche qui dovremmo un attimo considerare cosa vuol dire resistenza al fuoco e cosa vuol dire reazione al fuoco. Molto spesso non si sa la differenza tra reazione e resistenza al fuoco. E vedete come gli errori di progettazioni e i problemi sulle connessioni li fanno da padrone. Il 40% dei casi di contestazioni sono dovuti a errori di progettazioni e problemi sulle connessioni, errori di esecuzione e altre cause. Alla fine, tra gli errori di progettazioni, errori di esecuzione e problemi sulle connessioni, siamo circa a 3/4 delle cause di contestazione. Non è poco, facciamoci un bel pensiero sopra. Collegamenti a gambo cilindrico. Allora, il tutto è basato sulla teoria di Johansen, ma la teoria di Johansen, state attenti, che è una teoria che si basa sull'unico diciamo, elemento di connessione, non guarda il gruppo degli elementi. Vedete, con le frecce rosse sono indicati i comportamenti fragili e con le frecce azzurre i comportamenti duttili. Ripeto ancora, il legno di per sé ha un comportamento fragile perché tende a rompersi. Diventa un comportamento duttile, quindi resiste molto bene ai nostri carichi, esiste molto bene al sisma, solo grazie alle connessioni. E queste connessioni devono essere tali da non provocare delle spaccature. Guardiamo nel caso A, questo è a un piano di unioni, a un piano di taglio. Queste unioni, sempre legno-legno, con due piani di taglio. Vedete che una connessione realizzata, per esempio qui, con uno spinotto d'acciaio di grosse dimensioni, provoca solo un rifollamento e quindi molto probabilmente porterà a una spaccatura del mio pezzo. In questo caso abbiamo con due piani di taglio, cioè potrebbe essere il puntone e il tirante di una capriata. Ecco, mentre se la mia connessione è ben progettata, io ho questa deformazione del mio connettore, che assorbirà lo sforzo, quindi permetterà alla mia struttura di ben reagire agli sforzi esterni, eventualmente al sigma, e quindi avere un comportamento duttile. Meccanismi di rottura invece legno-acciaio. Ecco, qui anche dovremmo stare molto molto attenti, perché è importantissimo in questo caso lo spessore della piastra d'acciaio e il foro che io ho realizzato nello spessore della mia piastra d'acciaio. Io potrei avere un comportamento duttile e fragile proprio in considerazione a queste due condizioni.
Allora vedete qui un A e B due comportamenti fragili, altro comportamento fragile è il caso F, il caso G e H comportamento duttile, il caso L, J e L un comportamento fragile, altri comportamenti duttili. Ecco, questo troviamo tutto sulla teoria di Johansen. Allora, vediamo un attimo comportamento legno-acciaio. Allora, una piastra viene considerata sottile quando il suo spessore è inferiore a, è circa la metà dello spessore del mio collegamento realizzato, del mio connettore o del mio bullone. Vedete, un bullone da 12, se la piastra è da 6 mm, questa è considerata sottile. A seconda che le piastre siano sottili o siano grosse, cambia il mio calcolo, cambiano le mie, diciamo, la mia performance. Allora, mentre una piastra è considerata, diciamo, grossa, quando lo spessore della piastra è maggiore dello spessore del diametro del mio collegamento. Ma in questo caso, se abbiamo un bullone da 12 e una piastra da 10, possiamo benissimo considerarla una piastra spessa. Ecco, diciamo è un po' difficile certe volte fare delle tra le due fare delle integrazioni, cioè riuscire a avere valori intermedi. O la consideriamo sottile, ecco, da 0,8 a 1 possiamo considerarla spessa. Altra cosa importantissima è il foro che noi facciamo nella nostra piastra. Se anche noi abbiamo una piastra grossa e facciamo un foro che sia superiore di circa un millimetro e mezzo rispetto al diametro del mio connettore, del mio bullone o della mia barra filettata, ecco, questo il suo comportamento è come il comportamento di una piastra sottile. Vedete? Nel caso che il gioco tra il foro della piastra di acciaio e il gambo del connettore sia maggiore del 10% del diametro, le piastre devono essere sempre classificate sottili. E qui vedete un comportamento. Altra cosa importantissima sono le rondelle. Lo spessore delle rondelle non deve essere lasciato al caso. Le norme DIN 1052 ci indicano esattamente in rapporto al diametro della mia connessione, cioè del mio bullone, della mia barra filettata o altro, mi indicano qual è il diametro e lo spessore della rondella. Ecco, tutto questo lo possiamo pensare per una classe C24, cioè utilizzando legno GL24H nel caso del lamellare, C24 nel caso del legno massiccio. State attenti, altra cosa importantissima è lo spessore degli elementi. Lo spessore degli elementi deve essere sempre pari minimo a 10 volte il diametro. Quindi, se ho una connessione, ho un bullone, una barra filettata da 12 mm, questi elementi in legno devono essere minimo 12 centimetri. Per considerare poi un comportamento dissipativo, cioè un comportamento duttile, normalmente il diametro della mia connessione, del mio bullone, della mia barra, non può essere superiore a 12 mm. Però questo è anche in rapporto alle dimensioni delle mie travi, perché se ho delle travi con una dimensione di circa 16 centimetri, questo diametro può arrivare anche a 14 mm, cioè posso adoperare un M14, anche un M16. Questa è una prova di laboratorio con bullone, con una barra filettata con due dadi ciechi M16. Resistenza ed utilità. Quindi dobbiamo avere non un comportamento fragile, ma un comportamento duttile. Cosa vuol dire? Lo ripetiamo, vedete che qui abbiamo un bullone tozzo, cioè di dimensioni abbastanza grosse, diciamo, rispetto agli sforzi, e quindi questo mi provoca nel legno una rottura, cioè un comportamento fragile della mia connessione. Se invece ho un bullone snello che si deforma sotto sforzo, quindi ho un comportamento duttile, che è il comportamento ottimale. La stessa cosa con le viti. Vediamo che le viti, diciamo, lavorano in modo ottimale quando sotto sforzo vengono generate due cerniere plastiche. Cosa vuol dire generarsi due cerniere plastiche? Vuol dire che questi due pezzi
sotto sforzo tendono a scivolare l'uno sull'altro, al generarsi di queste due cerniere plastiche, oltre allo sforzo di, diciamo, adesione del mio connettore, della mia vite, si genera uno sforzo tra le due pareti, uno sforzo tale che impedisce il loro movimento, cioè questo sforzo d'attrito, ecco, che è un ulteriore sforzo che, diciamo, non viene considerato nella teoria, invece è un'ulteriore riserva di resistenza. Altra cosa importante, e questo molto spesso vedo che viene tralasciata, è il comportamento tra una vite a mezzo filetto, e vedete che sono le due viti a sinistra, e una vite a tutto filetto. Qui abbiamo due viti a mezzo filetto, uno a testa tradizionale e questo uno a testa larga. Guardate che il comportamento di questa vite, lo vedremo in seguito, è molto molto superiore rispetto al comportamento di questa vite. La teoria di Johansen questo non ce lo dice, cioè prende in considerazione il diametro della vite, la lunghezza della vite, la lunghezza della mia parte filettata, eccetera, però le prove di laboratorio ci hanno dato questo risultato. Vedete qui che ho riportato che nelle viti a filetto parziale, una volta innescato il modo di rottura che genera le due cerniere plastiche nel gambo della vite, si instaura un meccanismo che conferisce al collegamento un'ulteriore risorsa di resistenza. La vite, raggiunto lo snervamento, comincerà dalla testa a essere sottoposta ad azioni di trazione che si tramutano in azioni di compressione tra i due elementi che sono stati fissati, generando delle forze di attrito tra le due parti in legno. E quindi è un ulteriore aumento di resistenza della mia connessione. Queste sono, diciamo, portate all'estremo, questa deformazione. Ecco, stiamo parlando di deformazione dell'ordine di qualche millimetro. Questo è quello che vi dicevo prima. La teoria di Johansen ci dice della portata di ogni singolo mezzo di connessione. Non ci dice niente riguardo come questi mezzi devono essere posizionati. Quindi, per ovviare a tale problema, le norme tecniche e le norme di 1052 e le NTC hanno assunto una contromisura dando delle prescrizioni, cioè indicando delle distanze minime alle quali le mie viti devono essere posizionate. Ecco, queste distanze minime molto spesso non rispondono esattamente durante le prove di laboratorio. Noi abbiamo realizzato con la Flusider delle prove di laboratorio e ci siamo accorti che delle viti che dovevano avere delle stesse prestazioni, eccetera, perché erano dello stesso diametro, della stessa lunghezza, della stessa parte affilettata, eccetera, a seconda di quei due tipi di viti che abbiamo visto prima, a testa normale, a testa larga, hanno avuto due comportamenti del tutto diversi. Vedete qui come le viti hanno generato una rottura per il loro rifollamento, hanno spaccato la mia trave in legno. Ecco, poi vedremo, è saltato una diapositiva, comunque vedremo poi un secondo comportamento. I buloni, altra cosa importantissima. Quando utilizziamo l'acciaio nelle connessioni, noi non, per quello che abbiamo detto precedentemente, non dobbiamo cercare di utilizzare acciaio di elevate prestazioni. Più che l'acciaio è, diciamo, di bassa prestazione, quindi un 4.8, migliore sarà il suo comportamento, perché rischiamo che se utilizziamo acciai molto performanti di avere comportamenti duttili. Qui importantissimo la rondella, questo è un comportamento ottimale della mia rondella. Vedete che la mia rondella non si è deformata e sta, diciamo, trasportando la tensione che si è generata all'interno della mia barra come forza ortogonale sulla fibratura del legno. Qui troviamo le DIN 1052, vedete che per una barra M12 dovrò avere una rondella spessore 6 mm e diametro esterno 58 mm. Ecco, vedete le prestazioni. Passando da una rondella da 4 mm a 6 mm, vedete la portata della mia rondella, cioè le tensioni sul legno. Passiamo da 11 a 20, cioè abbiamo il raddoppio della portata, cioè della prestazione della mia connessione. Qui vedete
Questo inizialmente eravamo in questa posizione, puntone e due tiranti e una capriata. Sotto sforzo, guardate questa enorme deformazione, circa 8 centimetri, non mi porterà certamente al crollo della mia struttura, però vedete come il legno, cioè la mia connessione, ha lavorato bene col legno, con dei o con una deformazione, cioè la creazione di quelle famose due cerniere plastiche, la mia deformazione della mia connessione. E sul legno non ho avuto uno spacco, cioè non ho avuto una rottura lungo le fibre. Le distanze, quindi osservare sempre scrupolosamente le distanze tra le mie connessioni. Qui abbiamo alcuni esempi di realizzazioni di unioni puntone tirante per mezzo di bulloni. Questo è il comportamento ottimale, vedete. Come la rondella non si è deformata. Questo invece abbiamo l'uso delle viti tutto filetto. Vedete che una vite tutto filetto molto spesso mi serve per consolidare delle travi che sono soggette a delle forze che sono ortogonali alla direzione della fibratura. Ecco, queste sono alcune utilizzazioni delle viti a tutto filetto. Altre utilizzazioni delle viti a tutto filetto e poi gli spinotti. Stiamo sempre molto molto attenti nell'utilizzo degli spinotti. Questo è un lavoro che ho fatto e c'è stato un utilizzo, diciamo, molto molto alto di spinotti. Altra cosa importantissima, quando utilizzo i miei spinotti, il legno massiccio. Il legno massiccio. Nel legno massiccio stiamo attenti nell'utilizzo degli spinotti. Vedete? Che questi due fori solo nella predisposizione hanno già provocato una linea di rottura, solo nella predisposizione dei miei spinotti. Non è un caso particolare, vedete che questo è successo in questa trave e anche in questa trave. Cioè in quasi tutte le travi la realizzazione dei fori per la predisposizione dei spinotti hanno già portato a delle rotture preferenziali della mia trave. Quindi molta molta attenzione l'utilizzo degli spinotti nel legno massiccio. Altra cosa, stiamo attenti molto nelle rotture. Vedete che queste due travi hanno due prestazioni completamente diverse a seconda che se la mia trave l'appoggio in un senso o sul ruoto di 90 gradi. Altra cosa, non inventatevi mai di utilizzare spinotti in legno perché hanno un comportamento fragile. Lì non c'è nessuna speranza, quindi non sono adatti nell'utilizzo delle connessioni. Le viti, qui vedete vari tipi di connessioni, le viti da legno. Ecco, quello che vi dicevo prima, guardate queste viti a testa larga, lo stesso carico e tutto, in questo caso non abbiamo avuto una rottura lungo le fibre, in questo caso abbiamo avuto una rottura lungo le fibre. Quindi la stessa vite fino a questo punto dovrebbe avere le stesse prestazioni, ma ha prestazioni del tutto diverse. Utilizzo di viti, collegamento delle travi, stiamo molto attenti quando andiamo a fissare le nostre travature sui nostri cordoli, perché potremmo avere, allora, a seconda di come io realizzo i miei appoggi, posso avere una struttura spingente e non spingente. Altra cosa, fate attenzione, l'ho già detto in precedenza, che la mia trave va verificata al lordo delle lavorazioni. Vedete, questo cordolo doveva essere orizzontale, questo cordolo è stato realizzato in pendenza, quindi abbiamo un comportamento della mia struttura del tutto diverso da quello di progetto. Quindi da una struttura non spingente è diventata una struttura spingente. Questo è la realizzazione come si faceva fino a poco tempo fa, cioè foro nella trave, si passava un ferro, ferri resinati sul mio cordolo e si gettava. Si possono fare collegamenti molto più efficienti e sicuri utilizzando opportune staffe AL che vengono inghisate nel cordolo e fissate alla mia struttura in legno. Oppure connettori che mi fissano direttamente la mia trave, che può essere la trave di un solaio, la trave di una copertura, direttamente al mio cordolo. Ultima cosa, parliamo un attimo dei solai, cioè l'irrigidimento dei solai mediante connettori. Questo è un connettore che viene prodotto dalla Flew Seeder, che è un mio brevetto,
Questo connettore ci permette, in fase, specialmente nei restauri, in fase ancora progettuale, di sapere qual è il comportamento esatto che della mia trave. Perché? Perché io inserisco, vado in cantiere, inserisco alcuni connettori nelle travi che, secondo un mio giudizio, hanno le minor prestazioni, vado a misurare la coppia di serraggio e, mediante la coppia di serraggio, so già se questa mia trave è un C16, è un C24, è un C30 o se è una trave su cui non posso realizzare questo tipo di connessioni perché ha prestazioni nettamente inferiori, cioè è meno di un C16. Queste sono alcune realizzazioni fatte. C'è un modulo da compilare, compilando questo modulo si avrà nel giro di 24 ore una relazione di calcolo e bisogna però specificare esattamente se siamo in presenza della struttura portante di travature uso Trieste, uso Fiumi, spigolati, eccetera. Cosa ultima molto molto importante per il progettista, scusate, che il progettista deve indicare esattamente deve indicare esattamente la mia sezione al netto delle lavorazioni. Perché se io indico un 13x16 e poi lo vado a piallare, non avrò più un 13x16, ma 11,5x14,5. Quindi con una riduzione delle portate molto molto significativa. Travi abete, travi uso Fiume, uso Trieste. Altra cosa importante che possiamo noi diciamo dare come ausilio alla progettazione è un intervento di recupero, cioè si possono classificare scusate le travi e questa classificazione la si può fare solo dopo un intervento di sabbiatura. Qui vediamo la prova, viene inserito un connettore con una chiave dinamometrica, viene misurata la coppia di serraggio e quindi classifico esattamente la mia trave. Io avrei finito col mio intervento, spero di essere stato nei tempi. Direi di sì, e lasciamo allora spazio all'intervento anche di Claudio Tessaro e poi lasciamo spazio alle domande che potete continuare a porre ovviamente anche durante questo intervento. Allora, aspetta Claudio, vediamo. Ecco, ti assegno la condivisione dello schermo e riattiviamo anche il tuo microfono. Eccomi qua, buonasera. Allora, metti pure a pieno schermo le tue slide. Ok. Siamo? Sì, perfetto. Puoi iniziare. Perfetto. Ok. Allora, io parto dalle NPC, un piccolo appunto su quello che contengono. Sostanzialmente al punto 11.4 ci sono due note apparsa sulle ultime norme NPC 2018 che sono molto significativi per quanto riguarda il mondo del fissaggio delle membrature lignee al calcestruzzo delle fondazioni o comunque le murature e quant'altro. Le due cose importanti sono che la normativa ci chiede di utilizzare degli ancoranti che devono soddisfare la caratteristica di essere sismico C2, sostanzialmente quindi la prestazione a livello C2 che è la più onerosa in termini di prestazione e che per tutti gli edifici, tutte le classi d'uso degli edifici, dobbiamo proprio utilizzare degli ancoranti sismici C2. Sono due punti molto importanti che appunto nell'utilizzo degli ancoranti per un uso strutturale e che vanno un attimino a scombinare un po' le carte del progettista, perché queste condizioni implicano sostanzialmente un'attenzione molto importante a tutte quelle che sono tutte quelle particolari legate alle distanze dai bordi, agli interassi tra i tasselli, alle profondità diciamo, minime del calcestruzzo, comunque del supporto, perché proprio la caratteristica sismico C2 ha come tallone d'Achille proprio questa parte.
Infatti, a parità, diciamo così, di tassello, le prestazioni da un classico calcestruzzo fessurato a C2 quasi vengono dimezzate. Per darvi un piccolo esempio, noi abbiamo appunto elaborato anche una serie di disegni proprio che vanno a dare delle informazioni molto precise per quanto riguarda le distanze dai bordi e anche per dare un aiuto al progettista, cercare anche di ridurre queste distanze dai bordi utilizzando anche delle armature successive. Viene da sé che in una condizione di questo tipo dobbiamo dare delle indicazioni molto precise all'installatore, al carpentiere, di dove andare a posizionare la nostra armatura e di dove andare a posizionare i nostri tasselli, anche perché la posizione di questi diventa anche rilevante ai fini del calcolo. Condizioni di questo tipo, questo è un estratto da un disegno di un particolare, di un disegno per una fondazione. Ecco, vedete in questo esempio. Le posizioni dei fissaggi, degli ancoranti, in questo caso degli hold down e degli angolari per le forze di taglio, sono sostanzialmente indicate grossolanamente. Non abbiamo nessuna idea di dove stanno le fondazioni all'interno. E voi sapete bene che ci sono delle punte che tranquillamente forano il calcestruzzo, ma anche forano e tagliano i ferri d'armatura, cui quando vanno a tranciare uno di questi ferri d'armatura, anche il comportamento della mia fondazione non è proprio più quello che io progettista ho preventivato. Quindi il mio invito è quello di andare a quotare e a dare delle informazioni sempre più precise al carpentiere, in modo tale che faccia il lavoro più a regola d'arte possibile. E evitare anche situazioni di questo tipo. Pallini rossi, vedete la posizione degli hold down, in cui ci saranno sicuramente dei tasselli, ma saranno proprio vicino agli spigoli di quella fondazione. In caso di sisma, quelle distanze lì sono veramente esigue, quindi ci potrà essere sicuramente un innesco alla rottura e al cedimento della struttura. Non ultimo, anche per vedere nell'esempio a lato, in alto a destra, fuori carottati passanti che proprio vanno a tranciare completamente la gabbia della mia armatura o addirittura una serie di hold down affiancati l'uno vicino all'altro. Le distanze e gli interessi da questi hold down è sicuramente al di sotto di quello che è la prescrizione del costruttore degli ancoranti stessi. Oppure, altro errore che viene tipicamente fatto in cantiere, trovo quattro fori, bene, ci metto quattro tasselli. Quando è chiaramente esplicitato nelle tecniche del produttore dell'angolare che dobbiamo usare soltanto due fori, quelli più vicini alla parete, proprio per imitare il braccio di leva, ed eventualmente se trovo il ferro d'armatura utilizzare l'altro foro. Errore classico che si vede molto spesso proprio in cantiere ed è deleterio dal punto di vista del fissaggio, e specie proprio perché andiamo anche a ridurre la distanza dal bordo e a ridurre ulteriormente la tenuta del tassello. Si vuole evitare anche situazioni di questo tipo. Queste sono delle foto fatte in un cantiere, in cui paradossalmente forse qui l'installatore ha fatto una cosa buona, ovvero andando a fare la foratura ha trovato il foro d'armatura e ha piegato il foro e ha fatto un foro inclinato. Lo si nota benissimo da queste barre flettate inclinate rispetto al piano della piastra. Quindi da un certo punto di vista abbiamo preservato il mio cordolo, ma dal punto di vista della tenuta del fissaggio siamo un po' a rischio. In questo caso vedete addirittura una rondella infilata nel foro della piastra. Direi che è propedeutico a un veloce rifollamento in caso di sisma, in caso di tensioni elevate della vite della piastra e quindi che porterà alla rottura. Infatti, nei nostri test di laboratorio con il Politecnico, proprio sullo sviluppo del nostro Sismic Hold Down, abbiamo proprio rilevato che queste piastre, così sottili, sono veramente al limite. Nel caso di sinistra, avevamo raggiunto il massimo carico di progetto, qui
quasi proprio a pelo, però in realtà la staffa si è rotta nel punto di collegamento del tassello anziché nella parte predisposta alla rottura. Quindi si è proprio rotta per rifollamento a forza dell'effetto rocking, diciamo così, del carico ciclico. Nel nostro rolldown, per esempio, abbiamo adottato una soluzione di introdurre una rondella aggiuntiva che contribuisca al carico uniforme che si è appena applicato sul tassello dall'azione sismica. Altro suggerimento che possiamo dare, a prescindere dal tipo di collegamento che andremo a fare, proprio in ambito sismico è buona norma riempire il foro o l'asola che abbiamo nella piastra di fissaggio, proprio per andare a ridurre, eliminare il gioco tra piastra e tassello e ridurre questo effetto rocking che in caso di sisma è forse l'elemento più devastante per il fissaggio. Quindi dà una grande mano dal punto di vista della tenuta del tassello. Eventualmente ci sono anche delle rondelle con dei fori predisposti per l'inserimento della resina una volta completato il fissaggio. Quindi sì, ci sono una serie di prodotti adatti a fare addirittura questo tipo di lavoro veramente a regola d'arte. Molto importante è la pulizia dei fori. Qui vedete tre test comparativi. Con il primo vedete il risultato dei tre tiri su un fissaggio fatto a regola d'arte, quindi con quattro soffiate, quattro passaggi con lo spovolino, poi di nuovo quattro soffiate, la metà della pulizia del foro e con un solo passaggio di quattro soffiate. Vedete che la tenuta del fissaggio da circa 88 kN crolla drasticamente 46 kN, quasi la metà. Questo è uno degli aspetti più importanti da controllare in cantiere quando fanno questo tipo di fissaggio. Vi mostro un breve filmato, peccato non aver filmato anche il viso del carpentiere in questo caso, perché era così sconvolto da vedere tutta questa polvere che usciva dal foro, nonostante avesse passato un bel po' di volte con l'aria compressa. Vedete proprio una nuvoletta di polvere che esce. Tutta questa polvere è deleteria per il corretto fissaggio, specialmente col fissaggio chimico. Vi mostro qualche slide sui prodotti che abbiamo visualizzato anche assieme all'ingegner Zennaro. Parto con la WTOP, principale driver di sviluppo di questa vite, il miglioramento dei valori tenuta all'estrazione, ma abbiamo lavorato molto anche sulla parte installazione, quindi il miglioramento della velocità in installazione, la riduzione della coppia di serraggio e il miglioramento della resistenza alla corrosione, sia nel legno che in atmosfere aggressive, con un nuovo rivestimento a base di zinco nickel. Ecco, questo qui è il prodotto. Come potete vedere, una nuova punta fresante ad alta efficienza, migliora la coppia di vettamento, la riduce di oltre il 40%, abbiamo più filetti in presa, quindi anche in questo caso un miglioramento delle tenute, e come dicevo anche il nostro nuovo rivestimento VDG Coating, che è una speciale zincatura a base zinco nickel. Dal punto di vista del design, la versione testa larga si presta all'utilizzo anche con rondelle di 1052, quindi molto larghe, quindi per aumentare la superficie su cui andare a distribuire il carico di trazione. Può essere molto interessante che utilizzo con la ferramenta, proprio che ha un aspetto estetico decisamente interessante. E infine la duttilità. Abbiamo cercato proprio la massima durabilità proprio per venire incontro alle esigenze del mercato, specialmente italiano, dove l'utilizzo sismico è molto importante e molto sentito. Per quanto riguarda sempre la durabilità, qui vedete un estratto della nostra scheda tecnica. A livello di ogni carico trovate un pedice, che fa riferimento proprio al teoria di Johansen, quindi
della modalità di cedimento comportamento della connessione. Quindi avete anche un'indicazione ben precisa di come si comporta quella vite in quella connessione. WDG Coating, quindi questo nostro nuovo rivestimento, ha uno spessore di 15 micron, ha una resistenza nel test nella salina di almeno 700 ore, però ha un ottimo comportamento anche in ambienti aggressivi e all'interno del legno. Qui vedete un esempio di un test che abbiamo effettuato, la nostra V-top con trattamento zinco-nickel, a lato la nostra V-top che vedete comincia ad avere qualche già segno di cedimento nella zona del nodo dove è stato asportato una parte di zinco. La nostra V-top per esempio ha circa 8 micron di zincatura. Una vite con zincatura standard 10 micron, vedete, è già tutta ruggine dopo questo test accelerato che ha durato circa 6 mesi. Quindi un rivestimento molto innovativo e molto resistente. Passiamo al fissaggio chimico per fissaggi su calcestruzzo. Questa è la nostra gamma. Partiamo col top di gamma che è l'eposilico, la resina ibrida, vinilestre e poi altri due prodotti molto interessanti che sono le resine a base poliestere. In particolare la resina eposilica è molto indicata sia per il fissaggio su calcestruzzo ma anche su legno, quindi è adatta per fissaggio strutturale, è certificata sismico C1 e C2, è certificata per ferri di presa, per fori carotati, e è idonea anche per fissaggio su supporti umidi o fori allagati, tipico quando abbiamo magari un cantiere in cui c'è stata la pioggia e ci ha magari riempito d'acqua i fori su cui dobbiamo fare dei fissaggi. E la vita utile è di 100 anni, sia per barre filettate sia per ferri di presa. Quindi prodotto, diciamo così, top di gamma e di punta. L'ATS Evo, il nostro fissaggio di sicurezza, ha una vite e una barra filettata di classe 8.8, un distanziale di elevato spessore che mi consente di avere veramente carichi di taglio molto elevati, ha un cono di espansione trattato termicamente, quindi veramente mi porta al massimo quelle che sono le prestazioni per un fissaggio meccanico. Anche questo è certificato sismico C1 e C2 e ha una resistenza al fuoco certificata fino a 120 minuti. 750 crack, anche questo è un fissaggio passante, classico Trouble, certificato sismico C1 e C2, corpo in acciaio zincato 9.8 oppure in acciaio inox A4. La fascetta proprio con un design particolare adatto appunto a raggiungere le massime prestazioni col C1 e C2. Infine abbiamo il nostro tassello 753, il classico True Bolt, quello più d'uso comune se vogliamo, è certificato in opzione 7, corpo è stampato a freddo, la fascetta d'espansione anche questa è ottenuta da un unico pezzo di elevato spessore. Abbiamo la versione 3DG che è certificata per profondità di posa multiple e anche una serie di misure veramente interessanti per il mondo del legno. Le vediamo in questa slide. Il diametro 12 e l'M16 sono proprio pensati e progettati per arrivare a spessori fissabili fino a 250 mm, quindi per fissaggio di travi anche molto importanti a sottostrutture in calcestruzzo. Ecco, io ho finito, quindi a voi la parola o alle domande che ci possono essere. Perfetto, richiamiamo anche l'ingegnere Zennaro, così vediamo di dare spazio ai quesiti. Allora, vediamo se l'ingegnere Zennaro si riconnette. Un attimo solo. Eccolo, perfetto. Benissimo. Allora, vediamo
di dare spazio. Allora, abbiamo visto molti dettagli e vedo anche molti complimenti per l'approfondimento e l'interesse verso proprio questi argomenti. E una domanda per l'ingegner Zennaro. Un partecipante ci chiede se c'è qualche tabella per desumere la classe di resistenza del legno in base alla coppia di serraggio del connettore, nel caso dei solai legno calcestruzzo che aveva fatto vedere. Allora, riattiviamo il microfono, ecco un attimo. Mi sente? Sì, adesso sì. Allora, stiamo predisponendo delle tabelle, comunque in ordine di grandezza. Se la coppia di serraggio è inferiore a 35 Nm, è inutile fare diciamo, quel tipo di realizzazione, perché non è un problema del connettore, ma è un problema della trave. Quindi questo tipo di intervento non lo si fa con il connettore della free seeder, non lo si può fare con il metodo Torrini, non lo si può fare con l'Alfer o non si potrebbe fare col Tecnaria, perché è proprio un problema della trave, cioè il rifollamento del legno non è tale da poter assorbire lo sforzo di taglio sulla trave. Da 45 a 70 Nm siamo in presenza di un C24. Superiore agli 80 Nm siamo in presenza di un C30. Diciamo però che questa valutazione è, diciamo, tecnica, questa valutazione con questa prova meccanica deve essere anche seguita da una valutazione, cioè da una valutazione visiva della mia trave, cioè devo un attimo classificarla anche da un punto di vista visivo. E quindi, in base alle norme EDIN, devo andare a vedere l'inclinazione della fibratura, la presenza di nodi, la presenza di eventuale canastro, la presenza di cipollature, eccetera. Il tutto, diciamo, mi permette di classificare esattamente la mia trave. Certamente, in una struttura resistente, la mia trave deve essere perfettamente a vista. Quindi, in caso di travi che siano state trattate con calce o altro, devo sabbiarle. Sempre a questo riguardo, la coppia di serraggio, lo stesso partecipante chiede: ma quando comprendo di essere al limite applicando la coppia di serraggio? Vedo subito perché il mio connettore inizia a girare, cioè la mia scala, io punto a 40, vado a chiudere il mio connettore e vedo che scatta. Quindi punto a 50, vedo che scatta, punto a 60, vedo che scatta, punto a 65, vedo che comincia a girare. Quando la mia vite comincia a girare, vuol dire che non fa più presa sul legno, quello è il limite della mia coppia di serraggio. Chiaro. E quando arriviamo intorno ai 100-110 devo fermarmi perché a quel punto non è, il legno è più forte del mio connettore e rischio che il mio connettore salti nella saldatura con la rondella. Allora, sto raccogliendo le vostre domande, quindi daremo risposta subito. Come dicevo all'inizio, se qualcuno, molti di voi magari sono arrivati un po' dopo, se qualcuno vuole intervenire a voce, oggi possiamo farlo. Segnalatemelo in chat che volete porre una domanda a voce, vi apro il microfono e così potete intervenire. Visibile, ma Allora, sempre parlando di connessioni, nel caso di applicazione di una vite, c'è il rischio di modificare, diciamo, la trave, magari anche per un errore nel fissaggio stesso? E come comportarsi in questi casi? rispondo io. Diciamo che normalmente la dimensione della vite è ininfluente sulle dimensioni della trave. E sarebbe interessante vedere delle prove che abbiamo fatto in cui si vede che il legno, noi se facciamo un attimo un confronto con il calcestruzzo, un buon calcestruzzo, un RCK 350, ecco, vuol dire, cosa vuol dire? Che se io il legno lo vado a provare a compressione, un legno normale di abete, l'80% ha un RCK intorno agli 850 decanewton sul centimetro quadrato, quindi ha una riserva di resistenza che è sproporzionata rispetto al materiale. Questo anche per far fronte,
ad eventuali cipollature, eventuale presenza di nodi, eccetera. Quindi diciamo che la perdita di sezione dovuta a una vite non è. Cosa invece estremamente importante è la perdita di sezione, come abbiamo visto sulle diapositive, dovuta agli spinotti. Dobbiamo stare molto molto attenti nell'uso degli spinotti, e anche perché con l'uso dello spinotto io vado a fare una fresatura per passare la mia staffa d'acciaio all'interno del mio legno. Ecco, in questo caso dovrà essere valutata esattamente la perdita di sezione, sia per gli spinotti, perché gli spinotti hanno normalmente un diametro intorno ai 12 mm, quindi devo valutare la mia nuova sezione al netto delle fresature degli spinotti e al netto della fresatura che io faccio per mettere all'interno la mia lama. Altra cosa importante è lo spessore della lama, perché molto spesso bisogna informarsi esattamente con chi realizzerà la mia struttura, che frese hanno da poter utilizzare nella loro macchina a controllo numerico, perché potrei ammettere una lama ipotesi da 8 mm e chi realizza il lavoro ha una ipotesi, una fresa da 6, una fresa da 12, quindi con una lama da 8 la fresa reale nella mia struttura è da 12 mm. Ecco, una cosa che io consiglio, proprio consiglio, alla luce della mia esperienza: non utilizzate spinotti nel legno massiccio, sarebbe un rischio molto molto grande. Un'altra domanda è in relazione a una delle slide proprio che aveva fatto vedere l'ingegnere Zennaro. E un partecipante chiede: ma è possibile realizzare anche il cordolo di copertura con travi in legno su cui poggiare i travetti con le squadrette che aveva fatto vedere? Questo basta chiedere un attimo ai nostri predecessori, ai veneziani. I veneziani nel 1400 non avevano cordoli, non riuscivano a realizzare cordoli in cemento armato e posizionavano le remme. La remma non è altro che un cordolo in legno che sostituisce il cordolo in cemento armato. Ho fatto alcuni interventi a Venezia utilizzando cordolo in legno e pensate un attimo che un cordolo in legno 16x20 cm è come un cordolo in cemento armato base 20 e altezza 25, proprio per le caratteristiche del legno. Ricordatevi sempre che un buon calcestruzzo è un RCK 350, un legno normale, tra virgolette, è un RCK 600-650 minimo. Cioè un C16 è un 600-650, un C24 è intorno agli 800-850 deca newton su centimetro quadrato. Allora, altra domanda, sempre per l'ingegner Zennaro. Nel caso di travi uso fiume, ci chiede un partecipante, nei calcoli è consentito considerare la sezione teorica, cioè il quadrato che circoscrive la trave, oppure c'è qualche limite per gli smussi? No, possiamo tranquillamente utilizzare il quadrato che circoscrive la chiave. Ecco, per esempio una trave uso Trieste, che ha una rastremazione della sezione che va da un centimetro per metro, cioè un 4 metri 18 per 18 in testa e un 14 per 14 in punta, ecco, ha una prestazione superiore di un 18 per 18 uso fiume. Perché? Perché nell'uso fiume abbiamo una perdita delle nostre fibre, cioè realizzando il mio cilindro porto via delle fibre, mentre nell'uso Trieste, anche se la sezione è più piccola, io ho le mie fibre che vanno dalla testa alla coda, quindi ho un aumento della portata. Ecco, possiamo senza pericolo, diciamo, di sbagliare, utilizzare la sezione. Ecco. L'importante è però, più sugli spigolati, stare attenti. Noi ingegneri, quando mettiamo la sezione di progetto, cioè se scriviamo un 13x16, sicuramente non è in commercio un 17x19 per poterlo piallare e trasformarlo in un 13x16. Quindi dobbiamo sempre segnare sia la sezione grezza per non sbagliare, sia la sezione grezza e sia la sezione al netto delle lavorazioni. Guardate che un 13x16 piallato si riduce a un 11,5 per un 14,5 e abbiamo una perdita del momento di inerzia di circa il 30-40%. Cioè 30-40%, siccome il legno si progetta a deformazione,
vuol dire perdere un 30-40% della portata, cioè vuol dire mi mangio tutto il carico accidentale. Un'altra domanda, non so se è anche da parte di Claudio Tessaro, che differenza di impiego, ci chiede un partecipante, c'è fra il tassello FM753 e quello mostrato subito prima? Oh, aspetta Claudio, riattiva il tuo microfono. Praticamente in termini di carico massimo, l'ATS è un tassello molto performante in termini di massimo valore raggiungibile in pull out e anche in taglio. Quindi avendo questa camicia molto grossa abbiamo dei valori di taglio decisamente superiori rispetto alla versione 753. D'altro canto il 753 è molto più pratico, molto più versatile nell'utilizzo e nell'installazione, essendo un true bold, quindi anche dal punto di vista del filetto lemme corrisponde anche al foro e quindi riesco a semplificare un po' la connessione. E in più ho la possibilità di utilizzare le versioni con acciaio inox che al momento nella versione ATS abbiamo ma non certificata, quindi ho sempre bisogno di una connessione di una certa importanza e di una sicurezza anche derivante dall'utilizzo dell'acciaio inox, perché siamo in ambienti aggressivi, il 753 è il prodotto più idoneo. Non so se Daniele vuoi aggiungere qualcosa. Poi riattiviamo il tuo microfono, Daniele. Mi sento. Daniele, volevi aggiungere qualcosa? Ok, direi che hai detto tutto. Sì, l'ATS diciamo che rispetto a 753 è appunto per una fascia di carichi ancora maggiore e per un utilizzo per applicazioni anche speciali dove magari il 753 non può arrivare come carichi dinamici, sollecitazioni anche ad esempio da shock, ad esempio le barriere stradali, per fare un esempio. Avevate parlato di ambienti aggressivi, aveva proprio fatto cenno adesso Claudio Sarro, in che ambiti intendiamo come ambiente aggressivo per utilizzo quindi di una vite adeguata? Attualmente tutti i trattamenti termici, i trattamenti superficiali che ci sono in commercio sono per ambienti, considerati ambienti aggressivi, in ambienti tipo marino, piuttosto che ambienti con un certo grado di inquinamento, quindi ambienti industriali. Quindi da questo punto di vista c'è una normativa che li classifica anche in termini di resistenza all'ambiente per cui è progettata quella vite. In questo caso il trattamento zinco-nickel sicuramente ha del valore aggiunto proprio in questi ambienti marini o dove comunque ci sono delle atmosfere un po' più aggressive rispetto alla classica umidità che troviamo nell'aria, in una zona non inquinata o comunque in aperta campagna, comunque distante dal mare. Già possiamo parlare di ambiente aggressivo quando siamo in riva al mare. Tendenzialmente già in riva al mare dovremmo utilizzare tutti i prodotti a base di acciaio inox, cosa che ultimamente, cosa che raramente si vede, ecco. E posso fare una precisazione? Ecco, bisogna stare molto molto attenti, per esempio in ambiente marino, per quanto si fa per esempio un pontile o altro, nell'utilizzo delle viti inox. State attenti che mentre una vite in acciaio ha un comportamento duttile, una vite inox ha un comportamento estremamente fragile, quindi dobbiamo adoperare delle viti e le loro prestazioni ridurle notevolmente, anche del 30-40%. Una domanda per l'ingegner Gennaro. Le resistenze con rondella DIN 1052, ci chiede un partecipante, mostravano la resistenza al taglio del gambo cilindrico o quale altra resistenza?
Cioè, è una rondella che, diciamo, le prove sono state fatte, no, da quello che io ho provato, diciamo, nelle prove in laboratorio, è stato considerato un legno C24. Quindi trasporto la mia sollecitazione sulla mia connessione a gambo cilindrico di una forza ortogonale alla fibratura del legno. Ecco, quindi diciamo sono già è fissato il diametro della rondella in rapporto al diametro della connessione, cioè del connettore che io sto utilizzando. Quindi con un M12 avrò una rondella che avrà un diametro interno 14 mm, normalmente credo sia 58 mm di diametro esterno e lo spessore 6 mm. Se vado a prendere un M8 avrò una rondella di diciamo dimensioni inferiori. Sono già diciamo fisse queste rondelle, non è che ho varie tipologie di rondelle, la rondella è già fissa in base al diametro del mio connettore. Un'altra domanda, un partecipante chiede, ma come avviene la connessione del cordolo in legno di tipo massiccio o lamellare con la muratura sottostante? Ecco, qui abbiamo vari tipi. Allora, uno è quello con barre filettate e si utilizza una resina epossidica che abbiamo visto precedentemente. Sulla mia trave viene fatta una fresatura nella quale viene inserita la rondella e il mio dado. E quindi la mia barra filettata viene tagliata al filo superiore del mio, diciamo, cordolo, della mia rema. Invece il collegamento tra la mia trave di cordolo e i miei falsi puntoni è fatto attraverso normalmente tasche. Però non so se Claudio Tessaro, Daniele Pace, visto che abbiamo parlato proprio di anche resine, voleva fare una precisazione su questo tipo di fissaggio, nel caso del cordolo, su che tipo di resina Allora, utilizzare. eventualmente si può utilizzare, come abbiamo visto anche dal Denaro, dei fissaggi meccanici. Tipo 753, appunto, che hanno anche questi spessori fissabili molto ampi, e diciamo così, il vantaggio di utilizzare un fissaggio meccanico rispetto alla resina è che già posso applicare il carico subito nel collante meccanico, non devo aspettare che la resina solidifichi, quindi ho una certa velocità che talvolta può essere utile per esigenze di cantiere, quindi può essere un plus per il collante meccanico rispetto al chimico, posto che poi il chimico generalmente poi in funzione del tipo di diametro possa avere anche dei carichi maggiori poi se abbiamo una corretta posa e un corretto dimensionamento. Per dare un'informazione in più nel caso della resina, che tempi dovremmo attendere? Dipende dalla temperatura ambientale sostanzialmente, più fa freddo più i tempi si aumentano, a prescindere dal tipo di resina, più fa caldo più le resine sono veloci. Proprio per questo talvolta si potrebbe utilizzare per esempio una resina poliestere che è molto veloce generalmente, però se siamo in temperature molto elevate su un tetto, per esempio d'estate, è talmente troppo veloce che non ho neanche il tempo di fare il fissaggio che la resina comincia già a indurire. Quindi dovrei fare un foro, applicare subito la barra filettata, quindi dalla resina successiva, nel foro successivo, mettere subito dentro la resina. Invece, utilizzando un'epossidica che ha dei tempi un po' più lunghi, posso fare una serie di fori e quindi poi fare l'applicazione della barra. Viceversa, se fosse d'inverno, nelle stesse condizioni, mi conviene usare una poliestere perché ho dei tempi umani solidificazione, se uso una resina epossidica, prima che solidifichi ci vanno anche 24-48 ore, quindi dipende un po' da che temperature siamo, però in funzione anche delle temperature che ci sono dobbiamo utilizzare il prodotto giusto. Le considerazioni chiedo anche all'ingegner Gennaro, che abbiamo visto sul fissaggio con viti a tutto filetto, filetto parziale, valgono anche nel caso di applicazione di viti su costruzioni in legno esistenti? Sì, allora normalmente diciamo se io voglio sicuro di avere una buona prestazione, ipotesi, io devo fissare una trave di colmo con dei falsi puntoni. Metto una vite a mezzo filetto in modo che ho
il perfetto assemblaggio e quindi d'opero delle viti a tutto filetto per un aumento della prestazione. Diciamo che la prestazione, secondo la teoria di Johansson e secondo quanto mi viene dato dalle case fornitrici, una vite a tutto filetto porta molto molto di più rispetto a una vite a filetto parziale. Allora, andiamo verso il termine. Visto che avevamo parlato prima della connessione del cordolo alla muratura sottostante, lo stesso partecipante chiede se esistono pubblicazioni o disegni in merito alle connessioni cordolo in legno o muratura, se poi eventualmente c'è qualche indicazione che possiamo dare. Allora, siamo sempre disponibili, io sono sempre disponibile a fornire, diciamo, a specifica richiesta, particolari costruttivi. Alla fine delle slide che vi verranno inviate c'è un indirizzo di posta elettronica alla quale, diciamo, nel giro di qualche giorno normalmente rispondiamo in modo abbastanza, diciamo, a seconda della domanda in modo coerente, perché non è facile, come molto spesso si fa, dare delle indicazioni che valgono per tutto. Di volta in volta si danno delle indicazioni particolari. Ecco, se avete bisogno di risposte a vostri quesiti abbastanza, diciamo, precisi, contattateci e noi siamo disponibili a fare questo. Lo ricordo a tutti, anche a qualcuno che ce l'ha chiesto adesso, dopo il termine del webinar, attendete qualche ora o al massimo domani, dovrebbe arrivarvi una mail all'indirizzo con il quale vi siete iscritti al webinar di oggi e lì troverete il link e le istruzioni per fare il download delle presentazioni e quindi vedrete oltre alle slide anche i recapiti eventualmente per contattare e porre delle domande anche dopo il webinar ai nostri relatori. Allora, credo che abbiamo esaurito le domande e quindi direi che possiamo andare in chiusura. Questo, fra l'altro, è l'ultimo webinar di quest'anno, per cui ci diamo appuntamento all'anno prossimo per continuare ad approfondire sia i sistemi di connessione, ma anche gli altri argomenti che sviluppiamo e trattiamo normalmente in tutti i nostri webinar durante l'anno. Io ringrazio ovviamente tutti voi per essere rimasti con noi fino a quest'ora, così numerosi. Ci fa piacere che l'interesse anche su un tema puntuale come proprio quello delle connessioni sia così alto. Ringrazio ovviamente l'ingegnere Damiano Zennaro, Claudio Tessari, Daniele Pace e Delfino Sider. E ci diamo appuntamento alle prossime occasioni, al prossimo anno in cui continueremo a trattare questi temi. Grazie a tutti voi e buona fine d'anno. Alla prossima. Arrivederci e tanti auguri Buona a tutti. serata a tutti. Buona serata. Buona serata a tutti. Grazie.